Cambiale fra tre dì, vi dà tormenti, non vi fa dormire, la suocera la vita vi avvelena, drammatizzare no, non vi conviene, la moglie vi tradisce e se ne va, il peggio è per quel tal che la terrà, per vivere sereni ed in beltà, c'è una ricetta che non può sbagliare. Cantate con noi, la canzone che felici vi farà, senza mali, senza affanni, senza noia né malanni, senza nervi, senza smanie, senza gaffe da pelare, cantate con noi e la vita vi sorriderà. Come ti dicevo, è stata una combinazione. Ma stasera stesso me ne torno al paese. Ah, sì? Sì, è stato per ammazzare un po' il tempo. Ma con tutti quei pogni, al momento ammazzavano a me. Che ti pigli? No, adesso sto bene. No, dica, è una consumazione, te la vuoi pigliare, una cosa? Ah, una berbeta. Cameriere? Comandi. Due vermutti. Sì, con lo spruzzo che ti serve. Come? Zingirizzato. Zingirizzato. Con lo soffone. Ah, Seltz. Ma che straniere. Mille volte mi sarò chiesto, ma che fine avrà fatto il mio caro amico Nicola?
ti ricordi? Dai tempi. Siamo sempre insieme dalla mattina alla sera, verso ieri. Tu, tiratore scelto. Con i cappelli con le piume. E tenevo un paio di baffetti che te li invidiavo proprio. E io quella bella ciuffo di capelli neri. Che poi ti tossarono. E ti ricordi le risate che ci siamo fatti quando mi fidanzai così per scherzo, qui a Napoli? Chi avrebbe detto che un giorno avrei finito per sposare proprietamente qua? E non avrei fatto mai più ritorno in Abruzzo, chi l'avrebbe detto? La vita, Pasquale, la vita. Anche io, dopo la morte di mio padre, fui costretto a ritornare al mio paese, a Cossagnolo. Anzi, stamattina ho ricevuto una cartolina. Sai, un piccolo paese da campagna. Tu sai che qua avevamo delle terre, eh? Perché? Non ce l'avete più? Come? Tante, tante terre. E me le coltiva da me medesima. Capisco. Proprietario di vero, Sì, vabbè, tutto sommato. Lo so come siete voi proprietari terrieri, i materassi pieni di bigliettoni. E tu come te la passi? Che fai di bello? Beh, un po' difficile dire qualche cosa di preciso su di me, sai, io... Non fai niente? No, niente no, sì, vivo. Di rendita. E poi dici che metti i soldi sotto i materassi. Ma caro Nicola, quando uno ha lavorato tutta la vita, ha anche diritto di fare una buona vecchiaia. A proposito, Nicola, ma tu sei sposato, hai figli? Come no? C'ho due pezzi di giovanotte. Mia moglie tanti anni fa se ne andò. Scappata? No, defonta. Era una santa donna. Come la mia, che Dio l'abbia in gloria. E anch'io ho due figlie, sì, da maritare. Ma sono la mia continua preoccupazione. Perché non sono ragazza apposta? No, Nico, tu che dici? Sono due boccioli, due angeli. Vuoi dire che non mancano mai giovanotte a caccia di donne? Ed un batra deve stare accorto. Esatto. Nico. Pasqua, mi sta venendo un'idea. Vuoi vedere che è la stessa idea mia? I miei figli vogliono venire a Napoli. Loro già ci sono state perché hanno studiato Mosca e Kant. Ma comprendere a Cossagnolo, un piccolo paese, che possono fare due artisti, due geni, Pasqua, te lo giuro, non perché sono figli miei, I tuoi figli saranno miei ospiti. E se tutto funziona, culleremo presto i nipotini sulle nostre ginocchia. E funziona. Pasqua, funziona. Funziona, deve funzionare. Nico, sono commosso. Questo è il più bel giorno della mia vita. Alla felicità dei nostri figli. Insomma, chi decide sono io. Il padrone di casa, il capo di famiglia. Ma è gente di campagna. Di campagna, sì signore. Scarpe di vacchetta, ma soldi a non finire. E questo è l'importante. E per questo noi dovremmo sposare due cafoni. Due artisti. Uno canta e l'altro... Balla. Ma che balla? Suona! Musicante, posteggiatore della campagna pugliese. Tu ricordati di non aprire bocca. Sei mia cognata, sorella della buonanima della mia povera moglie, che Dio l'abbia in gloria. Hai fatto da madre le mie figlie, ma le cose di casa mia le decido io. Ziteronne, siccome Tom Batazzi. Ma come? Ho la fortuna di incontrare un vecchio e caro amico, un ricco proprietario terrier. Che ha due figli da sposare e voi mettete il carro davanti ai buoi, i bastoni fra le ruote, Parli già di carri, buoi, ruote. Ti senti già colono. Ah, volesse il cielo. E sapete che cosa vuol dire questo? Starsene tranquilli per tutta la vita. E la terra poi penserà a mandare avanti la baracca come meglio non si potrebbe desiderare. Allora, vi piacerebbe morire zitelle? Che cosa vuoi allora? Sono stata una grande artista e gli uomini a centinaia, a migliaia, a miliardi, io ho visto i miei piedi. E poi, a tuo dispetto, non sono morta ancora. Hai capito? Non mi fate arrabbiare. Lo sapete meglio di me come vanno le cose in famiglia. Sì, siamo proprietari di questo appartamento, ma quante ipoteche ci sono sopra, Se seguita così finisce che le mie funzioni di ufficiale giudiziario finiranno per funzionare sul funzionamento della famiglia, chiaro? Mi autopignoro. Il mio stipendio è limitato. Nicola è l'unica persona che può mettere a posto il bilancio della famiglia. E dopo tanti anni d'attesa, il signore me l'ha mandato. Che bella catena d'oro. Mi ha attaccata l'orologio. D'oro, No, falsa. Come questa. Insomma, voi scriverete ai giovanotti una bella lettera e ci metterete dentro le vostre fotografie, va bene? Una lettera. E che dobbiamo scrivere? Io vi ho avvisato del loro arrivo, che siete impazienti di conoscerli. A proposito, come si chiama? Già, Nicola non me l'ha detto. Indirizzerete ai figli del signor Nicola Scannicchi, Cossagnolo, va bene?
vedrete che i nostri disagi non dureranno più a lungo. Beh, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, papà. Tu guarda che cosa ci doveva capitare. Due cafoni. E tu non dici niente. Ho un'idea. Vedrai che non si muoveranno più dal loro paese. Costagnolo. Benissimo. Beh, insomma. Stamattina sei veramente in forma, bravo. Ragazzi, è arrivato qua Fortone, posto da Napoli. Evviva! E fai vedere. È nemico ufficiale, ne sono sicuro. Pasquale è un grande amico. Fai dai, presto. Un momento, sono super esperto. Un momento. Sono pure le fotografie, credo. No. Beh? Guarda, i fiorellini. Saranno delle brutte copie, ci deve essere un errore. Ma quale errore? Leggi. Eppure Pasquale non riceve una carne bellissima. Comunque non si può giudicare da una fotografia di ragazzi. Può darsi che le ragazze non sono fotoscopiche. Fotogeniche. Fotogeniche. Comunque questo è un grande giorno. Sì, il 2 novembre. Ragazzi miei, vi devo spiegare ancora la situazione. Sì, le fotografie sono un pochino, pochino, ma pensate che non abbiamo neanche un centesimo e Pasquale c'ha un sacco di quattrini. Questo è un fulmine a cielo sereno. E la ricchezza, capito? La ricchezza. Se vedeste che catena che c'ha loro d'oggi, una catena d'oro vera, non falsa come la mia. No, io piuttosto mi faccio frate, ma papà... Ma che papà è papà, ho deciso tu. Adesso vado a pegnorare tutto quello che c'è rimasto. Magari un materazzo, ma voi partite oggi stesso per Napoli. Non vedo l'ora di questo doppio matrimonio. Thank you.
Stammi bene a sentire. Per adesso pensiamo a divertirci. Ci procureremo qualche giorno di svago. Prima del sacrificio. E quando avremo finito i quattrini, ci presenteremo asciutti asciutti in casa dell'amico di papà. Allora per oggi, tutta vita. Benissimo. Andiamo. L'amore ci ardente può fa, n'ha fermato ogni tanto, putimmi chiamà, n'ha frenato e botte, mi è già volta a volte, sa che per l'effetto bocca a bocca c'è trua, o filo bus, quando ero un menete, te porta a spasso allegramente pa' città, in mano a mano io desideri te passà, in strada di Napoli te voglio far girare. Giorni e festa, e noi vestuti a festa, sembriamo due turisti incantati a sta città. Mare chiara, uccelli di riviera, ci fanno cor a cor, più forte incatenà. Con filobus, quando ero venuto, ti porta a spasso allegramente pa' città. Che mano a mano io desideri te passare, in strada di Napoli te voglio far girare. E noi vestuti a festa, sembriamo due turisti, cantati a sta città. Mare chiaro, mille chiari viene, ci fanno ancora cuore, più forte caderà. Con filobus, quando ero un venete, ti porta a spasso allegramente pa' città. In mano a mano io desideri trovassare, in strada di Napoli ti voglio far girare. Con filobus, quando ero un venete, ti porta a spasso allegramente pa' città. Seguiamo. Certamente. Andiamo. Andiamo. Permette. Scusi, signorina. È mare chiaro? No, è il Colosseo. Grazie. Ah. Ma perché non andate per la vostra strada? Non si può. Vedo con piacere che loro vanno dalla stessa nostra parte. No, noi andiamo di là. Appunto.
proprio dove andiamo noi. Ma insomma, cosa vogliono? Vi prego, signorine, permetteteci di farvi un po' di compagnia. Siamo appena arrivati a Napoli, non conosciamo nessuno. Ah, non siete di Napoli? No, no, siamo di Milano. Veramente, già, dall'accento non si direbbe. No, perché... I nostri genitori sono di Napoli. Il mio nome è Gennaro e mio fratello Salvatore. Salvatore. Io mi chiamo Lucia e mia sorella Anna. Piacere. 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 Molto lieto. Piacere. Siamo venuti a Napoli soltanto per perfezionare un corso di studi. Possiamo offrirvi qualche cosa da bere? No, grazie, Terry. Dobbiamo tornare a casa. Ma come, se ci siamo appena conosciuti? Scusateci, ma papà non ci consente di stare fuori molto. Promettete allora di rivederci domani? Ecco, domattina alle 11. No, qui. Non so. Vedremo. Arrivederci. No, vi accompagniamo. No, vi prego, potrebbe vederci qualcuno. Di nuovo. A domani. Mi raccomando, Domani. Arrivederci, ciao. A domani, ciao. Villa, signori. Bionda. Bruna. Ciao, papà. Ciao. 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 Che cosa leggi? Studio, ragazze mie, studio. E che te ne fai dell'orticoltura? Che me ne faccio? Se le cose vanno come dico io, Nicola sarà contento di associarmi allo sfruttamento delle sue terre. Una bella coltivazione di cavoli, di patate, pomodori, tanti pomodori. Deve essere divertente piantare i pomodori. Vedrete che vi piacerà. Pomodori. Ah, e i peperingini? Peperingini, peperingini, peperingini. Piantare pomodori. Ormai la sua è un'idea fissa. Vedrai che non riusciremo a smuoverlo. Intanto i due cafoni non sono ancora venuti. E vedrai che non verranno più. La tua idea è stata meravigliosa. La donzelletta viene dalla campagna fin su calar del sol. Vaghe montanine pastorelle! Come ti sembra, Pasquale? Un quadro, una pittura. E tu ricordati la promessa. Io sarò dalla tua parte se tu mi fai recitare nel teatro di Costagnolo. Come la Varde! Varde la valle! Ed io di Varde mi voglio vestire mentre ti guardo degli occhi le folle. Che tipico i due di oggi. Dovrebbero avere una buona posizione per venire da Milano a studiare a Napoli. Che faremo domani? Ci andremo? Beh, veramente non dovremo. Siamo ragazze per bene. Però faremo una brutta figura. Abbiamo quasi promesso. Ci aspetteranno inutilmente. Dovremmo avvertirli. Senti, faremo così. Ci andremo, ma per avvertirli di non aspettarci. Oh, sì. Gallerio mese giugno, sono a fornace ardente cace squaglia, facimi in autobus di 3 miglia, e chiamo un cenno a mare che è più meglio. Che caro mari, su sciamme c'è sino, si sciamme sciamme, ci c'è posto tua, ma poi da giugno, o più per la città, c'è un limbo, c'è la frisca. Coppa spiaggia sotto chiosco, l'aria fresca, cara fresca, che delizia senza mosche, solo sulle fresche fresche, che povera mari, su sciamme c'è sino, si sciamme sciamme, ci c'è posto tua. L'amore che convenzo mese giugno, mo l'aria e mare e l'aria da campagna, o cinema son forno né cotogna, o camera s'arrosta né castagna. Che camera mari, su sciamme c'è sino, si sciamme in sciamme, di c'è posto tua, ma poi da gioventù, povera città, scondi bomba, c'è la frisca. Coppa spiaggia sotto il chiosco, l'aria fresca, cara fresca, che delizia senza mosca, solo sulle fresche fresche, che povera mari, su sciamme c'è sino, si sciamme in sciamme, chi c'è posto tua. Ci siamo, 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 ci siamo
dormi in braccia all'amore, tutta una vita per l'eternità, e tu m'accarezzasse chiaro chiaro, e m'abbasasse senza lasciata. Sto cielo trafonda te stella, ma fai sentisti te din de capilla, voglio sull'ava sanna sto occhio bella, voglio sull'ava tutte accarezzano, senta fronda cama brucia, sto desiderio te. No, no, ragazzi, andiamo alla cucina. Sì, andiamo a tirare il taglio, è meglio. Lì, oggi colpo un centro, eh. E non fare brutte figure, mi raccomando. Mi raccomando. Andrà a finire male, caro Roberto. Hai visto la faccia che fai quando sei con Lucia? La mia? Pensa alla tua quando sei con Anna. Hai ragione. Ho paura d'essermi innamorato. Ma sono passati soltanto pochi giorni e già sento di non poter vivere senza Lucia. E intanto domani dobbiamo presentarci dall'amico Pasquale. Sai che ti dico, Aldo? Questa situazione è bene risolverla subito. E lo so, ma come si fa? Possiamo dire magari che all'insaputa di papà ci siamo già sposati. Ma che? Potremmo sperare nella sua comprensione. Non potrà certo obbligarci a sposare per forza. È naturale che non può. Allora andiamoci subito. Domani. Domani alle 11. Sì, alle 11. È meglio. Due caffè. Due caffè. Ristretti, per favore. Dobbiamo pure scrivere a papà.
Potrebbe scrivere lui all'amico Pasquale e venire a sapere che non ci siamo ancora presentati. Eh già, e speriamo che non l'abbia già fatto. Speriamolo. Ecco, signori, grazie. Senti, rimandiamo a domani. A domani. Buongiorno. 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 Accordiamo gli strumenti. Dammi là. A posto. È un organo. Dimmi chi ti ha fatto, chi ha commesso questo delitto. Io sono cotto, sono stracotto, faccio questi tucci. Una notte l'indolietto mi ha rovato, son pescato. Io perché mi comprometto, parola d'onore. Parola d'onore, parola d'onore. Ho comprato la caccavella, ho comprato la caccavella. La caccavella. Per amore della mia bella, per amore della mia bella. Della mia bella. Se la luna mi guarda balla con quel viso di pasta frolla. Di pasta frolla. Me ne invischio pure di quello, canta questa serenatella alla mia bella. Dimmi, dimmi chi t'ha fatto, chi ha commesso il futurismo. Io son cotto, son stracotto, faccio bocce, bocce. Pura notte l'indolietto, l'arrovato, son pesciato. Io per te mi comprometto, parola d'onore. Parola d'onore. Parole d'onore. Grazie. Grazie, grazie. 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 Buongiorno, signor. La musica. Prego, accomodatevi. Anche voi. Cameriere, due caffè, per favore. Grazie, ma... Non una parola, sedete. Sedete. Ecco. Grazie. Prego. Aldo, ma non capisco. Mi dà un gerino, per piacere. Oh, ma cosa fate? Non sia mai. Via quei mozziconi. Sigarette. Ecco. Prendete. Io sono un artista e mi piace aiutare i colleghi. Voi fate una brutta vita, una vita ingrata. Guadagnerete poco. Perché si vede? Caro collega, il mondo non compensa l'arte. La vera arte non la capisce nessuno, ma voi... Io sono qui per dirvi, è arrivato il momento della vostra fortuna. Da domani, vitto e alloggio gratis. Roberto, ma sei impazzito, ma che ti viene in mente? Su, andiamo via di qui, vi spiegherò tutto per bene. A me si è fatto un versuale. Tu poi hai detto subito di sì, senza chiedere nemmeno il mio parere. Pezzo di animale. Ma non capisci che si mangia? Prosecco! Tu piangi sulla magnò. Costituzione di persone. Violazione di domicilio. Abuso di fiducia. Falso in atto pubblico e privato. 15 anni di galera non ce li leva nessuno. Malauguri. Augurio! Bisogna pensare piuttosto a mettere qualche cosa di pesante nelle valigie. Ce le potrebbero togliere di mano ed accorgersi che sono vuote. E vabbè, quando scendiamo giù ci mettiamo delle pietre. Buona idea. Avanti! Buongiorno. 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 Ecco qua. Abbiamo affittato due vestiti. Vi raccomando, ricordatevi bene tutto. Sì. Ah, questo è un mio biglietto da visita. Vi segno il nome della pensione e il numero di telefono. Una accidenti! Non ci fate caso, la sedia era già rotta. Ti sei fatto male? Per fortuna no. Ti ho sempre detto di levarla di mezzo, quella sedia è fradicia. La sedia? È la mobilia? Guarda. Scusate, signor Roberto.
dammelo un biglietto da visita. Lui li tiene. È un omaggio di un nostro amico tipografo in cambio di una serenata. Tenetevelo. Scriveteci il numero di telefono della nostra pensione. Mi piace, eh? Bellissimo. Ci farete un figurone. E il cappello? E che bisogno c'è del cappello? Eh no, l'uomo senza cappello non è completo. E poi mi sento più mascolo. Ma va. È fatto. Vuol dire che adatterò il mio, è da lavoro. Tieni, conserva tu il biglietto. Roberto Scannicchi. E chi è? Cretino, sei tu. E che mi chiamo Roberto io? Gesù, Gesù, non hai ancora capito niente. Da oggi tu sei Roberto e lui è Gennaro. Già, così se lui va sotto un dramma io crepo. Ragazzi, per carità, così rovinerete tutto. State tranquilli, ci penso io a farglielo entrare in testa. Speriamo. A costo di spaccargliela. Noi contiamo su di voi, mi raccomando. Non ci pensate, ve lo assicuro. Ma? Ecco qua. Papà, la pasta è quasi cotta e zia Tina ancora non viene. E che ci vuoi fare? Quando tua zia va dal parrucchiere è sempre la stessa storia. Ma che ci va a fare, dico io poi? Ah, no, no, vado io. No, no. Buongiorno. Buongiorno. Accomodate. Grazie. Voi siete? Noi siamo i figli di Nicola. Precisamente. Papà vi manda tanti saluti. Tante seguie. Grazie, grazie. Figli miei, non so come chiamarvi. Io mi chiamo Gennaro. Ah! No, le pietre, le pietre. Lui è Roberto ed io Aldo. Ah, Roberto e Aldo. Che piacere, che piacere. Maria, Giulietta, venite avanti, questa è casa vostra. Grazie. Prego. Ecco, questi sono i figli del mio caro amico Nicola. Grazie, grazie. Ah, figli miei. Io sono felice. Io sono Roberto. E scusate per le fotografie. Ma non perdiamo tempo. E Maria, prendi le valigie e fai vedere ai ragazzi la loro camera da letto. E tu, Giulietta, marcia in cucina. Prego, senti complimenti. È casa vostra. Sono 30 anni che sono amico di vostro padre. Papà ha voluto farci portare tanta roba. Però Nicola mi aveva detto che era una bel giorno. Hai visto, papà? E tu non ti indischiare. E soprattutto non fare quella faccia. Non sono eccessivamente belli, ma quelli poi col tempo si accomodano. No, 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 là, pensa a loro. Poi ci arrangiamo. Quelli sono giovani, avranno certamente fame. Abbondanti, abbondanti, metti in due. Ancora come? Oh, eccoci qua. Non c'è cosa migliore di un buon piatto di spaghetti, che ne dite? Beh, veramente noi abbiamo già fatto uno spuntino in treno, è vero? Ah, non mi farete il torto di non mangiare con buon appetito. È cucinato bene, sapete. Anzi, sapete che cosa facciamo? Un bel bicchiere di vino per aprire lo stomaco, come suol dire. E questo di quello buono, eh? Prego, grazie. Senza complimenti, bevete, mangiate. Ecco qua, alla salute. Salute. Alla salute. Buono, eh? Buon appetito. Grazie. Grazie. Ma chi poteva pensare, dopo tanti anni, incontrare il mio caro amico? Ne abbiamo fatto delle scappatelle insieme. A proposito, come sta Nicola? Come sta? Nicola. E chi è Nicola? Nicola, papà Nicolino, sta bene, grazie. Ah, Nicolino. Già, perché voi lo chiamate Nicolino. Da quando era bambino. Ah, questa è buona. Deve essere mia cognata, Tina. Non vedo l'ora di conoscervi. Vi ho parlato molto di voi, di vostro padre, del vostro talento. Ma ne è entusiasta. Mangiate, mangiate, prego. E zia Tina. Questi due bel giovani
che nella casa portano l'angelo della morte. Che ore? Sono già le 6:30. Mezz'ora di ritardo. Eccole. Oh, finalmente. Luci. Cioè, abbiamo fatto una corsa per non farvi aspettare. Ma che è successo? È che il problema per uscire di casa diventa sempre più difficile. Sapessi che cosa abbiamo fatto per venire. Dovrete abituarvi ad aspettare. Con papà si scherza poco. Adesso poi... Lucia, ti voglio tanto bene. Tanto bene. Signorina, bella passeggiata in carrozza. Vieni, Lucia. Ma dove vai? Ragazzi, fra un'ora qui. Ma Gennaro, che fai? Ti rapisco. Via, cocchiere. Ah. A più tardi. Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però io son con la mia bella, surta sì di certo non la porterò. Ma sopra una bella carrozzella, col mio dolce amore, a passeggio andrò. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare se c'è una cocchietta. Piano se ne va senza galoppare, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. Com'è delizioso andare sulla carrozzella. Posso descrivervi, cari figli miei, la mia felicità. Che Dio benedica sempre il caro amico Pasquale. Io vorrei venire subito, ma la mucca sta male e ha bisogno di cura. Comunque, tra qualche giorno spero di farvi una bella improvvisata. Questa proprio non ci voleva. L'arrivo di papà rovina tutto. Arriva papà, noi ce la squagliamo subito. State zitto. Scriveremo a papà inventando una scusa qualunque per rimandare la sua venuta. Sì, ci stavo pensando anch'io. Oggi o domani noi finiamo sempre in galera. Ma quale galera? La sostituzione l'abbiamo voluta noi. È chiaro. E allora invece della galera ci mandano all'ospedale. All'ospedale li ci mando io se non la smetti di fare il malaugurio. Non gli date retta, va tutto bene. Solamente che... Che cosa? Che c'è? Ecco, voi capite, con le ragazze ci sono spese. I fiori, le pasterelle... Insomma, ci vorrebbe, voi mi capite... E va bene, ecco qua. Ma mi raccomando. State tranquillo, signor Roberto. Vi stiamo facendo fare un figurone. Specialmente a tavola. Signori! Arrivederci. La campagna, il grano, i prati in fiore. Fuggire da un fauno, dal candida ninfa, fuggire tremante, tremante, alle brame del fauno fremente che vuole donarne il cuore sordente. Ma un
urlo del vento, gridava però. Si salvi la ninfa! Si salvi chi può. Con sé te, il poeta polacco? Avete letto il bel paese? No, Gorgonzola. Che spirito acuto! Simpatico, sto dire. Ma perché cercate sempre di evitare? Io non evito nessuno. Eppure sì. Vi sono antipatico, forse? No, tutt'altro. Non siete il mio tipo, ecco. Peccato. Invece voi. Pazienza. Ecco, pazienza e lasciatemi in pace. Giulietta. Buongiorno. Buongiorno. Vieni un momento di là con me. Sì. Ho detto tante volte che devi essere gentile. Ma io non lo faccio mai. Entra. È inutile negare, ti ho sentita. E ti proibisco di essere così villana. No, papà, non fa altro che starmi attorno a farmi la corte. Beh, e se sta qui per questo, fa il suo dovere, no? Ma a me non piace, è Cafone. Ma cosa vuoi saperne tu di Cafone? È un bravo giovane e può assicurarti una vita agiata. Voi avete una bella figura, una bella maschera, trattore. Io vi darò lezioni di recitazione e vedrete, altro che Tolle, Zacole, Modena. Ma certo, Benevento, Foggia, si cambia. E come siete efficace. E quanto vi piacete, a quanto voi vi sentirete recitare qualunque cosa. Mio signore, la tua schiava è qui, mio principe, ti sogno notte e dì, ma non sai tu che mi manca. Un venerdì? No, Otello, tu sei Otello. San Gennaro mio. Io sono tua, tutta tua, perché mi bisogna che sono di Cassio? Di chi? Cassio, vuoi tu beffarmi e venirmi calpestando il mio nome, il mio onore? Io sono Desdemona. Quando si brutta? Fino a quando dovrà durare così? Le lunghe attese, l'incertezza di poterci rivedere, è un continuo tormento per me. È una situazione non certo simpatica. Non è che io non ti voglia bene, ma tu devi capire. Io capisco soltanto che sono passati 4 giorni senza vederci. Ti prego, Salvatore. Non possiamo certo ribellarci a papà. Noi non abbiamo nulla. Si vive una vita modesta e quindi papà non ha tutti i torti. Sono molto ricchi e papà pensa alla nostra sistemazione, al nostro avvenire. Però ti assicuro che almeno io non acconsentirò mai a questo matrimonio. In questo momento non si può contrariarlo. Basterebbe che io potessi presentarmi a tuo padre e chiedere la tua mano. Ma non è possibile. La tua famiglia? No. La mia miseria. Insomma, noi non siamo a Napoli per studiare. Siamo qui in cerca di lavoro. Tra qualche giorno tutte le nostre riserve saranno esaurite e dovremo riprendere la via del ritorno, capisci? Ora sono felice, tanto felice. Sono sicura di non perderti più. In tutti questi giorni sono stata sempre assillata dal pensiero che la tua ricchezza potesse essere di ostacolo alla nostra felicità. Ti voglio tanto bene. Anch'io te ne voglio tanto. Ma cosa potrò mai offrirti? Il tuo cuore soltanto. Credi che basti? La vita non è una canzone. Ma una canzone può far felice tutta una vita. Tu hai una bella voce. Canta per me. Su, vieni. Vieni. Sì. Indifferente, eppure a te ti parlo cara, dimmi la mia parola sulla mente, e la parola che si chiama amore.
taraglia ben assai, taraglia ben, da quando t'incontrai, non da pazza mai scurda. Urria senda la sta bocca, fama sonne ci m'attacca, che dicesse in braccio a me, voglia bene sulla te. Mi viene un'idea. Il padre di Clara sta organizzando uno spettacolo. La pregherò d'aiutarmi. Bene, gliene parleremo oggi stesso. Dicessa, braccia a me. Tutto a Don Pasquale. No, tu non aprirai bocca, tu farai quello che dico io. No, io gli dirò tutto. Aspetta. Ah, mio caro figliolo, buongiorno. Buongiorno. Sentite, Don Pasquale, io vi devo parlare seriamente. Noi non siamo... Sì, lo so. Ah, lo sapevi? E come no, me ne sono accorto. Ho venuto, ho spiato e francamente mi devo dire che neanche io lo so. Neanche voi. E allora chi sia? Non sono soddisfatto del comportamento delle mie figliole, però si devono piegare al mio volere. No, Don Pasquale, qui non c'è da piegare, qui c'è da spiegare. Le vostre figliole in fondo hanno ragione. Noi non siamo... Voi non siete eccessivamente i loro tipi, ma dovranno filare come di voi. Già morte, mannaggia. Io vi voglio dire che noi non siamo... Non siamo indifferenti alle vostre cortesie. E non sappiamo come contraccambiare le vostre continue attenzioni. Ci sentiamo confusi, mortificati. Fratello mio! Ove sei tu? Mamma mia, va! Buongiorno, Raffè. Buongiorno. Ci sono novità? C'è. Canta, Raffè, canta. Quando si canta non si tartaglia. C'è una lettera portata stamattina, tu signora. Uè. Dammi un presso, fammi leggere. Mi serve, eccola qua. Vrum, vrum. Egregio signore. Come cantante. Raffè, ha già cantato! Ha già cantato! Ma già curato? Ma già curato? Mi sa sta capa una cosa pesante, mi sento. Mi fermo qua, mi fermo là. E a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo, è pazzo! La gente dice fui! Il viso del foglio. L'ho fatto per te. Il grugno del pazzo. Lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze. Ho venduto 300 palazzi. La faccia tu pazzo, l'ho fatta per te, ah, come mi piace sta capa, ne? Come mi piace sta capa, ne? Bene, bene, la capa mi piace, uè! Ma già curò? Ma già curò? Oggi il dottore mi ha detto, sentite, voi state un guaio, e guardate qua, toccate qua, e a retà capa una specie di una palla di tennis a trovare, è tosta, è tosta, ah, come è tosta questa palla di tennis?
viso del foglio. L'ho fatto per te, a capo cavallo. La tengo per te. Ho venduto 3 quadri e uno schizzo, 4 penne di struzzo e un arazzo. La faccio tu pazzo. L'ho fatta per te. Ah, come mi pensi sta capo, eh? Come mi pensi sta capo, eh? A capo mi pensi, eh? Ah, come mi pensi sta capo, eh? Come mi pensi sta capo, eh? A capo mi pensi, eh? Molto bene. Accompagnatela per la firma del contratto. Grazie. Potete andare. La prova è andata bene, provvedete per il contratto. Scusi, il signor Castelli? Prima porta a destra. Grazie. Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Venite, prego. Vi ho sentito cantare al ristorante. Bravo. Sarei felice se potessi avervi nello spettacolo di domenica. Io ne sono lusingato. Avete una bella voce. Sono sicuro che piacerà anche al commendatore. Venite, andiamo da lui. Non so come ringraziarvi. Oh, per carità, di niente. D'accordo siamo. Vi chiamate Gennaro Semmola. Un momento. Io adesso non so... Come sarebbe a dire? Mi chiamate Gennaro Semmola? Mi chiamo e non mi chiamo. Ah, oh, beh, chiamate Maria. Insomma, come mi chiamate? Mi chiamo Gennaro Semmola, ma adesso il mio nome è... Ho capito, come la boheme. Mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Ma che babbiamo? Giovanotto! Caliatene buono tra loro e l'occhio. E non facciamo giochi di parole, eh? Come vi chiamate? Io mi chiamo Roberto Scannicchi, ma sono Gennaro Semmola, perché Roberto Scannicchi, che è Roberto Scannicchi, si chiama Gennaro Semmola, ma non è Gennaro Semmola. Ah, Santa Rosalia! Manicomio, eh! Manicomio! Madonnina mia, esaudisci la mia preghiera. Ho il cuore in gola, mi batte forte, forte. Anch'io ho pregato tanto, vedrai che tutto andrà bene. Da questa prova può dipendere tutta la nostra felicità, il nostro avvenire. Eccolo! Vittoria, vittoria! Sono stato scritturato. Lo spettacolo è per domenica, fra 6 giorni. Evviva! Ragazzi, qui bisogna brindare al successo. Sono tanto felice, Lucia, tanto felice. 100 lire la schedina completa del Totocalcio. Non si può mai sapere. Chiam, signoria, è l'ultima partita. Voi tenete la faccia da fortuna, scegliete voi. Ha ragione. Oggi la fortuna è con noi. È 25 vero. Lire per uno. 25 lire. Le hai, spicciole? Sì, ecco. Ecco a te. Grazie. Un momento. La fortuna è cieca. È giusto. Prendi. Ecco fatto. Fai vedere. Aveva ragione Nicola di dire che suo figlio è un grande artista. Simpatico, espressivo, sicuro di sé. Che genio! Che genio! Artista nato! Io vi insegnerò recitazione e vedrete che coppia! Dopo lo spettacolo diremo tutto a papà. Sono emozionata. Ho atteso tanto questo giorno e ora non so. Sento come se dovesse accadere qualcosa da un momento all'altro. Thank you.
fermarti tanta confidenza. Io non vendo niente. E se non vendi niente, perché hai bussato? Perché quando non busso significa che busso perché ha bussato. Che bella scoperta che hai fatto. Vai a dire al tuo padrone che c'è il suo amico Nicola Scannicchi. Nicola, proprietario terriero. Il padre di... Oh, perdonatemi, mi presento. Io sono la Titina, cognata di Pasquale. Io sono Nicolina. Pasquale, dove sta? Sta qua. No, 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 prego, non si disturbi. Oh, che confidenza. Venga, venga. Pasquale, Pasquale. No, prego, prego, accomodatevi. Oh, Nicolino, bello. Grazie di essere venuto, sei venuto per il debutto, eh? Quale debutto? Come, il suo figlio canta stasera a teatro. Teatro? A me non mi hanno scritto niente. E dove stanno adesso? A teatro, da stamattina che sono lì ci sono le prove. Fra poco c'è la rappresentazione. Maria Giulietta? Le mie figliole. Le tue figliole. C'è belle ragazze. Ma loro le fotografie. Quali fotografie? Niente, papà, è stato uno scherzo. Sono veramente contenta. Ci sarà la gioia dei figli miei. Nicola, tutto bene, sono quattro colombi innamorati. Capisco, capisco. Adesso bisogna pensare per i biglietti di Don Nicola, perché il teatro è tutto esaurito. Tutti morti? No, io al completo. Ma tu avrai bisogno di mangiare qualche cosa, di riposarti un po'. No, ti prego, non fare complimenti. Ricordati che qui sei come in casa tua. Io vado a cambiarmi d'abito, vado per te e torno subito. Compromesso. Ma non vorrei dare disturbo. Ma che disturbo? Don Nicola Scannetti, il proprietario terriero, disturbo. Ragazze, subito in cucina, preparate in un minuto. Toglietemi la giacca. No, grazie tanto, non sono sudata. Ah, sembra a voi, siete sudato. Ma sei passata, sai. Toglietemi la giacca. La nostra salute è preziosa. Grazie tanto. Dite, dite, è grande il teatro di Costagnola, grande? È il più grande teatro delle Foglie. Che curta che c'è, si pare di Bellone. Ah, benedetto San Nicola. Ma questo che vuole da me? Vi ho già detto che è impossibile andare in palcoscenico. Durante le prove nessuno può entrare. Poi lo spettacolo comincerà subito e vi toccherà aspettare la fine del primo tempo. Ma si tratta di 5 minuti. Nemmeno per un secondo. Gli ordini sono severissimi. E allora chiamate il direttore. Il direttore in questo momento sono io. Ma io sono il padre. Padre o non padre, l'ingresso è vietato per tutti. Egregio signore, con me non si scherza. Gli ordini vanno rispettati. Scusi. Signorina, ma non c'è proprio niente, niente? Niente, è tutto esaurito. Però il signore ha telefonato chiedendo se poteva restituire un biglietto, se volete aspettare. Ah, sì? Allora, aspetterò. Grazie. Prego.
se fue, non si habla più di te per le vie di Santa Fe. Col tormento e l'illusione, col tuo fego di passione, mai strappato il corazzone. Mira! Me ne muoro, lo confesso. Ma non puedo mai pensare che tu possa smonar con Don Pedro Balcazar. Mora! Vedo sangue, vedo rosso. Mi viene voglia da ammattare, ma mi sento scoraggiare la cabeza di un donare. Voi conoscete la paloma bianca? Sì. Lasciò le sue ande nella neve. Sì. Adesso è la più negra fra le negre. Sì. Ha un pelo di barbon sul corazzo. Negra! Sì. Tutto l'alma m'ha distrutto. Sì. Se Don Pedro troverò, le mie corna filerò e col toro giocerò. Alla paloma mia piaceva la zuppas. Sì. E per miscele a fumarola a coppas. Sì. Giovedì gnocchi e sabato la trippas. Sì. Ma con Don Pedro ha fatto il tricando. Negra! Sì. Tutto ridono di me. Sì. Oi caramba carambe, rimbambito sotto di te, tutto sotto a fuori me. Olle! Andati troppo onesto, dille nada bell'uomo insisto. All'undana d'esta maestra, cate pierde figlie mamma. Non ho fide che da rebasa, te gianci agocendo mosse. Non fai credere poi di lasa, te va perdere la libertà. Pronto, commissario, siete voi? Sì, sono io. State tranquillo, o capricciatiello soportammo a casa noi.
Salutammo, commissario. Osegue alla commissaria. Quando ci mette? Ah, quella là, non ne parliamo. Quella quando va dal parrucchiere, per esempio adesso non si sentiva a posto, se non andava alla toletta a pettinarsi. Ti dico, Nicola mia, che è proprio un guai, non te lo puoi immaginare. Ma poi, dico io, che si pettina a fare? Ciao.
a che ritardo? Io dovrei andare. Ah. Ma tu fai presto però. Ma dove sta? Ecco di là. Maria dov'è? Lucia. Gennaro. Lucia, amore mio. Oh, sei stato grande. No, lasciami ora, ci vediamo domani. C'è papà. Un attimo solo. Vergognata! E voi, come vi permettete? Papà, ma lui è un amico! Si vede! Io ho intenzioni serie. Le intenzioni serie te le do io! Lo schiaffa mia figlia! Giorca me la pagherà! Lascia che ti spieghi! Tuo figlio? Quelli sono i tuoi figli. Quelli? Buonanotte. Che peccato, Io l'ho messa vincente, Non credo. Mamma mia, che imbrogli, e chi poteva immaginare? Sono stato ingannato. Tutto per colpa vostra. Se non aveste inviato quelle fotografie. L'idea è stata mia, papà. Bene. Per la stupida idea e per la mia sciocca trovata, stavamo per perdere la nostra felicità. Abbiamo fatto 13! 13! 13! 13!